Siamo in avvento e tutto sommato dobbiamo dire che abbiamo la fortuna di essere in avvento. Nella vita ho avuto tanti doni, anche il dono di presiedere la Caritas diocesana e quindi poter vedere da vicino la fatica che tanti fanno a vivere e poter ringraziare perché a me un po' di, anzi parecchie volte tanta di quella fatica è risparmiata. Come Caritas stiamo raccogliendo tanti aiuti e soprattutto generi alimentari e strumenti contro il freddo, per cui anche la legna per tutte quelle persone che sono ammassate ai confini. Ci sono adesso quelli tra la Bielorussia e la Polonia, ma ci siamo dimenticati anche quelli del Kosovo, quelli della Bosnia. E pensare quanti bambini faranno questo avvento senza la possibilità di avere un albero di Natale, senza avere la possibilità di avere un calendario d'avvento da poter aprire. Spesso ci dimentichiamo che è vero, la vita è faticosa, ma siamo il frutto di tanti doni, il frutto di tanti regali. Saper ringraziare e saper aprire il cuore a tutti questi problemi, non dimenticandoli, chiedendoci che cosa posso fare io anche di piccolissimo, perché la situazione cambi, è un bel modo di attendere il Natale. Alla fine, se ci pensate, Giuseppe ha potuto fare ben poco, però l'ha fatto e il mondo è cambiato.